Sia lodato Gesù Cristo. La predica è abbastanza breve per un motivo molto banale: far stare nel quaderno sia quella di oggi che quella di domani. Abbiamo celebrato Santa Maria in sabato, lo vedete anche dal colore, visto che oggi non c'erano messe memorie particolari. Il sabato, infatti, è dedicato alla Madonna. Il motivo è perché lei ha continuato a credere alla risurrezione del suo figlio il sabato, quando ormai tutti erano delusi e amareggiati per la sua tragica fine. Speravamo che fosse lui a liberare Israele, diranno i discepoli di Emaus. Guardiamo dunque alla fede ardente di Maria anche nel buio più fitto. Quelle ore saranno state interminabili per lei. Ma poi è arrivata la risurrezione di Gesù e lei è stata certamente la prima a vederlo. Mi viene spontaneo un paragone con la situazione attuale. La Chiesa vive la pagina più dolorosa della sua storia, la prova finale che scuoterà la fede di molti credenti, un falso papa seduto sul trono di Pietro. Ma non è solo un falso papa, è proprio intrinsecamente malvagio, perché non smette di ingannare i credenti con una ipocrisia mai vista prima sulla faccia della terra. È l'inganno e la menzogna fatta carne. Vi ricordo solo un fatto, sempre quello purtroppo, ma se ne potrebbero citare centinaia, eh. Voleva la comunione ai divorziati e risposati? Sì, la voleva. Poteva dirlo apertamente? No. E allora cosa ha detto a Monsignor Brunoforte? Tu non sai che casino ti combinano questi se parliamo apertamente di comunione ai divorziati risposati, cioè agli adulteri. Allora tu metti le premesse che le conclusioni le tiro io. E Brunoforte racconta queste cose, quindi vuol dire che anche lui era coinvolto in questo abominio. Ma che Signore lo converta. Un papa può parlare così, è proprio un ingannatore. Il problema è che non ha finito di ingannare la Chiesa. Secondo me il peggio deve ancora arrivare. Che volete? È la prova finale. Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 675. È in atto il tentativo di distruggere la Chiesa dal suo interno. È un momento buio. Sentinella, quanto resta della notte? Dice il profeta Isaia. Quanto manca all'alba della risurrezione? Non lo so. 3 anni? 5 anni, 10 anni. Io preferisco la prima cifra, 3 anni, però spererei che finisca domani. Comunque sia, siamo certi che tutto questo finirà. Il mio cuore immacolato trionferà. In tante profezie si parla della vittoria finale degli eletti, cioè di noi che gemiamo nella prova, e non una prova non piccola. In questo tempo cerchiamo di avere la fede ardente di Maria che credeva fermamente nella risurrezione di suo figlio. La tentazione di scoraggiarci potrebbe venire, come è venuto agli ebrei nel deserto. Io stesso, ma anche molti di voi, dico spesso al Signore, fino a quando, Signore? Fino a quando, Signore? Ma ecco, ma questa tentazione va superata. La vittoria ci sarà e sarà grande. E qui cito il Catechismo della Chiesa Cattolica e termino la predica. Il Catechismo dice: sarà la vittoria di Dio, confrontate con la risurrezione, sullo scatenarsi ultimo del male. Il male farà, si scatenerà veramente, ma Dio vincerà su ogni forma di male. Sia lodato Gesù Cristo.